non ci troviamo su un altro pianeta del Sistema Solare, non ci troviamo su Marte, né su Titano e neppure su un esopianeta. Queste strane rocce che vedete nelle immagini sono qui sulla Terra, sono chiamate rocce viventi. Sono delle rocce molto particolari e si trovano anche abbastanza vicini perché sono in Romania. Fanno parte di una sorta di museo vivente all'aperto e sono particolari perché, oltre alle forme strane, hanno anche la caratteristica di ingrandirsi e in un certo senso riprodursi dopo delle abbondanti piogge. Questo vuol dire che sono formate da particolari minerali igroscopici e per cui aumentano di dimensioni quando vengono a contatto con l'acqua, per cui da pochi centimetri queste rocce possono, man mano che passa il tempo e sono esposte all'acqua, diventare sempre più grandi. E un po' ci ritorna alla mente le rocce che camminano, quelle della Valle della Morte in California. Anche in questo caso queste particolari formazioni rocciose sono sotto l'egida dell'UNESCO e sono comunque considerate un patrimonio da difendere. Un'ultima considerazione, quando vengono tagliate queste rocce all'interno mostrano degli anelli concentrici, esattamente come quelli degli alberi. Ecco perché in fondo è stato visto dalle persone del posto nel corso dei secoli come fossero delle rocce viventi, a metà strada fra gli esseri viventi e quelli non viventi. Naturale che si tratta di formazioni minerali e delle formazioni geologiche, anche se molto particolari. Ora mi chiedevo se qualche extraterrestre, qualche alieno guardasse queste rocce, come tante altre formazioni che abbiamo qui sulla Terra, che cosa penserebbe? Avrebbe un po' di dubbi, come noi abbiamo dei dubbi quando vediamo delle strane formazioni che si formano su Marte. Va bene, vi lascio a queste immagini davvero straordinarie e vi rimando alla prossima.